And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. It felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Attraversiamo il cancello. Vi chiedo immediatamente scusa se tutte le volte che mi muto e mi smuto vi trapano le... Maledetti corvacci. Vi trapano le orecchie con questo... Del mutamento del coso, però che cazzo. No, vai giù. No, giù. Si arrampichi al contrario. Bravissimo. Voglio vedere se posso entrare qua. Facci tutto, così almeno intanto entriamo qua dentro. Anzi, bevi sotto la doccia. X. Appunto, prendi il bicchiere, già che esce l'acqua, tac. Si fa tutto più comodo. Ah, prima di entrare qua dentro ci stava la porta. The front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Anyone home? L'abbiamo già trovata. I guess not. Intuizione del detective, non posso usarla. Vabbè, effettivamente si risparmia anche dopo il lavare il coso. Hai trovato una cartolina del guardiano. Un saluto dal Niwa. Ti piacerebbe tantissimo, tesoro mio. C'è una sala ricreativa fantastica per i bambini e lezioni di pittura gratuite. È grandissimo e pieno di famiglia. Non ho mai visto niente del genere. Mi piacerebbe tanto che tu fossi qui con me. Mi manchi F. Che F sicuramente sta per Stanislao. Allora. Che ci sia più niente. Quindi da quello che deduco le cartoline sono i vari, come si chiamano, i collezionabili. No, fatemi tornare tutto indietro, magari c'è qualche muro invisibile, salta fuori qualche essere assassino. No, muro invisibile, me schianto, perfetto. Allora, le musiche, l'unica cosa che so di questo gioco è che le musiche sono fatte dall'autore principale ed originale dei primi Silent Hill, soprattutto del primo e del secondo, quindi roba importante sul fatto musicale di questo videogioco. E tutte le sezioni, quando si vede doppio, è tutto fatto all'istante, quindi io sto, per farvi capire, giocando a due giochi nello stesso momento. E serviva della bella potenza, ecco. Per gestire tutto. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Buono, in pratica nel nostro tempo libero, dopo che abbiamo liberato lo spirito del nostro padre, dobbiamo andare a investigare in questo resort dove ci sono bellissime leggende urbane di massacri
e robe molto strane, proprio la mia serenità è a livelli incredibili. Spero tantissimo. Oddio, primo enigma. Lo percepisco proprio. Aia. Da dove sbuca questa pallina? Tieni premuto LB per attivare l'intuizione. Mamma mia, ho finalmente qualcuno che mi dà ragione. Bravo, Amy. Così mi piaci. Ti metterò VIP. Le tracce di una pampina. Bravo. Oh, quanto adoro nei videogiochi, intanto che non c'è qua il senza mani. È già VIP. Allora, ho fatto benissimo. Se lo merita. Tanto che non c'è qua senza mani, quanto adoro che nei videogiochi ti mettono gli aiuti per capire dove devi andare. Oh, che bello. Qua seguiamo le tracce del pampino o pampina. Quanto mi piace l'impostazione della telecamera. Che a ogni parte, ogni zona nuova cambia la prospettiva, però rimane sempre bloccata e tu ti puoi muovere nelle varie zone. Adoro. What's this? DPK 1968. Minchia, e quell'albero qua è ancora in piedi? Ah, però adesso passo qua, piove un fulmine dal cielo che farà implodere immediatamente l'albero. Aspetta. C'è qua? C'è qualcosa qua? A parte che ho perso le tracce. Bambino. Andate qua. Sembra si fermino qua le tracce. Ah no, aspetta. Vabbè, proseguiamo di qua. Sarà uno dei classici bambini volanti che vola. Coso lì mi dà... Ah no, qua proseguono le tracce. Ah ok, ha appoggiato la mano. Ok, devo tenere premuto per fare il... la visione termonucleo ispettoriale. Huh. Looks like an old fort. Might be my way in. Molto tranquillamente adesso ci fichiamo nel forte a cercare lo cacchio è andato il pampino. Anzi, la pampina. Attenzione, a causa di alcuni resti di sotterrati di recente, i lavori di restauro sono stati sospesi in attesa di un'indagine archeologica. La. Ma io ci passo lo stesso. Anche perché ci ha passato la bambina. Mi ci ficco. Ah, mi posso anche fermare? Posso tornare indietro? Perfetto, non si può tornare indietro. Una volta che si entra nel Fight Club, non si può più uscire dal Fight Club.
Ah! La mia testa! The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Oddio, e mo quale schermo guardo? Beh, io di solito a Rocket League sono quello alla sinistra, quindi guardo quello nel mondo dei vivi. Oddio. Ok, è passato di qua. Là c'era un pulsante da schiacciare. Old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. Oddio, quanto belle tutte quelle statuette lì dietro. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Ok, cicciuliamo sto coso, possiamo tornare indietro. Passiamo chinino, chinino, piccolino, pianino, pianino. Altrimenti facciamo una brutta... Ah, mi si è imbiancato il braccio. Braccio sinistro. Ehi, cos'è stato quel rumore là? Andiamo a vedere se anche dall'altra parte c'è qualcosa prima di schiacciare qualsivoglia. I figured I could use it. Energy's energy. Right. Dead. Like everything else in this place. No. That worked. Ho riattivato la corrente. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Mamma mia, nuovo enigma completato. The King is back. Mazza, questa qua si deve avere dell'emicrania. Infatti, ma soprattutto io, quelli come me che tipo ha giocato tantissimi anni in co-op, io di solito guardo sempre ovviamente la mia parte, perché aspetta che mi metto a giocare tipo a Rocket League e guardo la macchina dell'altro. Infatti in questa zona guardavo sempre a sinistra. Ah, ok, la pampina prosegue di qua. Figlia mia, potevi portarti anche un giaccone un attimino più pesante? Attenzione, pericolo di incendio. Aspetta che mi accendo una sigaretta. Allora. Ma adesso qua cade il masso stile Crash Bandicoot. Ok, devo continuare di qua. Posso anche correre, mamma mia. Lo si finisce subito questo gioco. Ah, un'altra cosa che volevo dire. Ho letto un paio di recensioni e, bene o male, è... Questo gioco ha la stessa durata dell'altro, quello del Call of the Sea. Quindi, né tanto né poco, e sono contento, se devo essere sincero. Cacchio c'è qua? No! What happened to you? Poverino! Cucciolo! Chi è stato quel bruto?
comunque, scusate se lo ridico un'altra volta, però graficamente è tanta tanta roba. Non sarà ancora proprio il pieno della next gen super grafica di qua di là, però dico che guardarlo su un bel televisore 4K di qua di là è tanta tanta roba. E spero che anche su Twitch si veda bene, perché comunque su Twitch non arriva fino al 4K, se non sbaglio arriva fino a 1080, però il suo porco lavoro lo fa lo stesso. Quanto adoro ste telecamere! Bambina, vieni qua che giochiamo a pallina! Polacco! What the hell are you, Neva? Ciao Fabio. In that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Oh, comunque il colpo d'occhio è bello importante. Soprattutto questo spiazzo è molto simile a Silent Hill. È un bel gioco, Fabio. Fino adesso, sia graficamente che di contenuti, non è davvero malaccio. Adesso stiamo andando in questo resort dove ovviamente doveva succedere qualcosa, perché noi ci dovevamo andare per forza e... Ah! Spavento. Benvenuti al Niwa. Hai raggiunto l'hotel. Suonano al telefono. È per me? Pronto. I'm here. No, it's definitely something. Trust me. You made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Su PC, Fabio, per caso sai se c'è su Steam? Buona serata e buon riposo. Credo dovrebbe essere su Steam. Ah no, mi sa su Epic Games. Vabbè, uno o l'altro comunque. C'è anche su PC questo gioco. E però... Ah no, continuano. Epic Games, perfetto, perfetto. Anzi, credo che sia soltanto lì, mi sa, Buona serata! Shit, the handle's missing. Maybe come non c'è la maniglia? Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Ma... Huh? Bello che... Quando parlo io esce Marianne, ha riso la bambina ed è uscito tristezza risata. Oh, mamma mia, che bel nome che t'hanno dato i tuoi familiari, porca troia. Potevano anche chiamarti, non lo so, omicidio o bomba atomica, non lo so, spacca la testata. Adesso magicamente aprirò quella porta qua. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Giustamente deve essere chiusa. Ah beh, giustamente Amy. Mal di testa di qua, mal di testa di là. Scusate. Dobbiamo trovare la maniglia. Ari, ciao Maya.
Ci stiamo addentrando. Abbiamo fatto il nostro primo split spirituale. Ho giocato con la doppia. Come si chiama? Con la doppia visuale. E ho fatto il primo super mega enigma della vita, ecco. Ma io posso correre? Adesso devo trovare un cacchio di modo per penetrare dentro il resort. La cornetta. No. Potevo prendere la cornetta come ci siamo capiti. Ah, qua la freccia mi indica da sta parte. Seguiamo la freccettina, ci porterà in qualche luogo bellissimo. Il gioco della campana. I sense something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'8? Aspetta, fammi vedere se qua posso penetrare sto cacchio. Ah no, 1, 2, no, le pedane, i piedi sono sia di qua che di là. Ma cosa ci faccio qua? Maledetti bambini che giocano e fanno queste cose, devo chiedere alla direzione di pulire subito tutto per terra. Mondo cacchio, trovo qualcosa per aprire là. A questo punto prendo davvero a testate la porta. Allora, qua ci dovrebbe essere un altro passeggino. E un altro passeggino. Un altro passaggio laterale a destra. Sto cacchio mi sono già bloccata. Perfetto. Mi piace tantissimo come corre. Corre come una persona che corre proprio. Aia. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Aspetti, 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 che qua abbiamo trovato il varco. E adesso mi ci ficco. Spero. Beh, sicuramente su YouTube ci saranno già i tizi che l'hanno anche già finito. Ma proprio sicuro al 100%. Qua? Anche perché l'hanno sbloccato oggi alle 6. Oggi alle 7. Oggi alle 5. Dovrei riuscire a portare qualcosa qua sopra per poter andarci sopra. Non so se intendo. Dai che trovo... No, eh. Maledetto primo enigma della porta che non si porta e non si apre. No, sbaglio i tasti. Maledetto finestro. Che cacchio è qualcosa là in mezzo? C'è scritto in polacco, lo vedo, lo vedo. Ma proprio polacchissimo, eh. Duplice detective. Hai ispezionato 50 oggetti in una sola partita. Alla miseria. Inaugurazione nell'estate del 69. Il compagno Władysław Gomułka, primo segretario del Partito Operaio Unificato Polacco, ha onorato Cracovia partecipando all'inaugurazione ufficiale del resort Niwa. Perfetto. Però qua
C'è un'altra frezzettina. Quanto? Pieno di polacco proprio così, eh? Cioè, potevano lasciare tipo la scritta in polacco e poi farlo mettere in inglese. Cioè. Una cartolina l'ho vista. Hey, tipo l'ho vista tanto. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Ah. Amore mio, è piena estate, il risolto è al completo, il che vuol dire più lavoro per il sottoscritto. Ma è un buon lavoro, onesto, il signor Rekovitz ha detto che vorrebbe tenermi. Riesci a credersi, non fallirò, non questa volta, te lo prometto. F. Sempre F, eh? Stiamo riuscendo... You don't mind if I, pop your trunk? Pronti, tanto lui non serve più. Ti ciulo la radio. No, eh. Although, this could come beh, in handy. Pizza cazza. Ow, ma... shit! Mortacci tua. What the hell? Questo qua che mi suona anche. Oh, ti sto appena svalizzando la... Dicevo, ti sto appena svalizzando la bellissima auto utilitaria sovietica. Qua avevo visto un'altra qua, ecco. Prodorizon. Lontani orizzonti, programma Buran. Un nuovo veicolo spaziale sovietico pronto a partire. Telefoni cellulari satellitari. Il futuro della comunicazione? Eliminazione globale del vaiolo, la più grande conquista medica nei nostri tempi. E la Madonna. Stiamo parlando del futuro qua. Abbiamo trovato il vita cazza. Riusciremo a fare qualcosa col vita cazza? Poi giustamente una medium. Se non trovo un cazza vite, Ma facciamoci proprio una di quelle corse importanti. Che non finiscono più. Allora, col cazza vite vado a dedurre che posso o trapanare i vetri o aprire qua. Se non apro qua, spacco tutto. Mamma mia! So began enigma della porta! Fatto! Qua si è visto un attimino il pop-upino del cassonetto che si spostava. Cioè... Sto rendendo conto. Tired of your shit, Neva. You puzza, pinti. Cosa sono valsi questi anni a non far nulla sul divano con diavoletto? Oh, però prima vado a vedere dentro. No, no. Mi lasci vedere qua dentro, se c'è qualcosa. Sbaglio sempre il tasto. Ah, qua dentro non c'era una fava. Perfetto. Opra. Ci sono i vetri rotti. Non farti male, però. Ma siamo già in gioco! Perfetto! Stavo dicendo una cosa, ma non la dico! Allora, scarpa... Va bene, non andrò mai più a prendere un paio di scarpe. Ma che palle ste urla. So it's true.
that I need to find this Thomas guy and get the help. No, ho schiazzato B, ho saltato il cazzo di discorso, cribio. Caricati texture della faccia. Thomas, ah, allora è un pampino? Io credevo fosse Hello? Una pampina. Anyone? Thomas? You there? Thomas? È scappato perché è successo qualcosa qua nel 1969. Sono successi super mega omicidi in questo resort. Thomas, diminutivo, no, è il nome giusto di Tommy. Il drago, l'anatroccolo, leggende polacche, il drago della collina di Wavell, pagina 4. Perché mi cadono i denti? Pagina 7. Si torna a scuola, Maya, pagina 9. Rompicapi e parole crociate, pagina 10. E molto altro. Ah, The Duckling. Va bene, potevano metterlo in polacco, però. No, ok, no, niente. Non c'è scritto niente. Tu sei qua. Pallino rosso. Ok. Lobby. Reception. Elevators. Qua c'è una porta che non si porta. Da in fondo già pregusto, fantasia e senso dell'umorismo. Che devo guardare il quadro? Fatemi guardare il quadro. Fatemi inquadrare il quadro. Sala ricreativa, il posto più sicuro per i più giovani. Niwa. Quanto sono felici. Ristorante Niwa, il gusto del popolo. Quanta fame mi è venuta. Ah, qua c'è. Dato la scala. La stella del teatro Bolshoi, Vivienne, il resort dei lavoratori Niwa. Ah, il resort magari è vicino alle miniere, perché si era parlato anche all'inizio delle miniere, che c'erano stati morti, assassinamenti, proprio distruzione. Svago al lago. Hanno fatto anche rima, e questa rima c'è solo in italiano. Nuova didascalia. Mia cara, so che avevo promesso di venire. Ah, però, ma indovina un po', mi hanno promosso. Sì, sul serio, ti presento il nuovo capo del personale. Credo che potrebbe davvero essere un nuovo inizio, un luogo da chiamare casa. Per noi intendo me, te e i ragazzi. So che sembra folle, ma pensaci, tuo per sempre, F. Svago al lago è tipo, cioè, la roba più pax al mondo, proprio. Cioè, solo i giovani possono, vabbè. Secondo qua mi viene un'emicrania. Bello importante. Che la forza sia con te. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ah, ok. Giustamente io vengo qua. Questo hotel. Adesso arrivo, arrivo. C'è Mickey alla reception che suona il campanellino. Arrivo, arrivo. Momento. È pronta la mia stanza. Se suoni ancora quel campanello te lo ficco super...
You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh yeah, I used to have a lot of friends here. A me basta che questa song non mi diano un copyright strike su YouTube, che voglio mettere pure questo let's play su YouTube, porca di quella... Something happened to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? Mm-hmm. You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So... Tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes. Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. Wait! I can't go that way! Damn. I need to get up there somehow. Sì, in questo posto dobbiamo trovare questo Thomas. Hai incontrato tristezza, obiettivo sbloccato. E tristezza, mamma mia, mi ha dato... Ma fermi un po', allora, se io con il personaggio di sotto posso andare avanti... Ah, perché manca un pezzo della realtà, ma vaffanculo, non posso andare avanti. Allora, vediamo se qua invece si è aperto. Ok, pure qua c'è il pezzo bloccato. Vampina, dove sei andata? Vieni qua a giocare con me. Adesso devo concentrarmi a guardare la parte sotto, perché sicuramente ci sarà qualcosa di più utile della parte sopra che abbiamo già guardato. E non è saltato fuori una fava di niente. Vampina! Ecco un altro cazzo del muro. Però qua... No, ecco, bloccato pure qua. Donna 2000. Primavera, notizie e informazioni, consigli pratici per le donne moderne. Il Puditore seriale, un nuovo bestseller letterario di Joanna Chmielewska.
I lettori chiedono, gli esperti rispondono. 10 tecniche di cucito per gonne alla moda. Minchia, cioè. E mo qua? Il nome? Aspetta un attimo. Dai, dimmi che l'ho detto giusto, Sofia. Aspetta. Czmielewska. 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 Qual è, com'è la giusta pronunzia? Czmielewska? Czmielewska, la CH non si legge. Scovato l'inghippo. Adesso io voglio sapere. Voglio sapere la giusta pronuncia. Va l'ascensore, oddio. Ha detto al primo o al secondo piano? Oh, vabbè, andiamo al primo. I wished I knew her real name. Minchia, se di nome fa tristezza, non immagino il cognome. Shit. Ah! Okay, Marianne, just take a deep breath and... Benvenuto B per un'esperienza extracorporea. Com'è? Let go. Oh, signore. There. A fuse box. Need some energy to spark it up. Adesso io sono. Ah, questa è la parte che ho visto dalla demo. Io in pratica adesso devo andare a prendere l'energia per darla all'ascensore. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Non preoccupatevi che la parte sopra non ci vedo una fava neanche io. Qua se mi sbaglio, ho visto la parte di energia, eccola qua. Che andiamo a ciciulare. Okay. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Bello che si tira le madonne dietro da sola. Ma adesso devo rispirituale di fuori. E poi con il potere di Grayskull. Spada bam. Giusto? Fatto? A posto. Mamma mia. Oh, posso andare qui? No, eschimi. Voglio ispezionare quella zona qua. Un attimo che sicuramente si sarà caricato sto cazzo, però. Comunque Maya, io aspetto come si dice la pronuncia giusta del nome, eh. Che mo mi viene i dubbi. Ah, non devo andare al primo piano, al secondo. Tristezza. Tristezza, dove sei? No, no, ma proprio. Era più giusto la prima. Czmielewska. Secondo piano. Now where did she go? Che cacchio c'è qua sopra? Io sono qua, perfetto. Cioè, stanza 2, 3... Che cazzo sono? Meeting room. Quel CH devi farlo diventare una specie di H. Ah, quindi la C non si dice. Vabbè, dopo vado a rileggerlo, perché sinceramente mi sono già dimenticato addirittura come mi chiamo io. Tristezza. Tristezza. Tocca... Cacchio, c'è qua per terra? Di qua mi sa tanto che anche se sono ultra corporeo. H con un mix di 2 Z. La miseria, proprio.
Zemdan. Ti devi far male alla gola per pronunciare questo nome. Dove cazzo devo andare? Io sono qua, però... Ah, devo fare cosa extraterreno? Extracorporeo? Ah no? Ok. E qua mi vado a sbattere, cioè mi vado a sbattere, insomma, ci siamo capiti. Extracorporeo vado avanti soltanto con una? Sto cazzo proprio. E però... Zero quasi. Come dinamica sembra quella di... come cazzo si chiama il gioco? Quella dell'Electronic Arts, che siete i due... A Way Out, se non sbaglio. Quello dei due... scappati di casa. Fuggitivi, i due prigionieri fuggitivi che si giocava in co-op. Molto bello anche quello di gioco. A Way Out, ecco. Ah, di qua. Ah. E sembra molto quello. What is that? Schifo. Sto corridoio mi sembra molto Max Payne 3. Proprio nel corridoio dove smisi di giocare a quel gioco. Perché io continuo a guardare dove c'è la luce, invece Sadness. Di guardare dove ci sono le tenebre. Tristezza. Okay. Not getting through here. Ah, ok, devo trovare un'altra maniglia. Aspetta che scendo a prendere il cazzavite, va là. Ah, è entrata qua. Perché continuo a guardare in fondo, no? Fuck! Scudo spirituale di Grey Skull. Holy shit. I didn't even know I could do that. Ah, dato che quelli che hanno fatto A Way Out tra poco fanno uscire un altro videogioco, sempre co-op. Premiti nel punto B per un'esperienza ultra extracorporea. Che non mi ricordo, si chiama Inside Out o una roba del genere. La ciava! We have found the chiave. Bono. Esperienza ultracorporea, torniamo indietro. Però io voglio andare avanti di qua.